Mercoledì credo. O giovedì, No, no. mercoledì. Mi sono alzata alle 6, ma io non riesco ancora. Violetta, per favore, ad organizzarmi. Ora, ho appena fatto la doccia, ho messo questo siero all'estratto della Chianti Mort. 99 centesimi, marca seta blu, comprato nel negozio che c'è, tipo, è tipo un incrocio tra risparmio casa, qua sapona di tutto quello che c'è sotto casa nuova. L'inci è horror. E l'estratto di siero di vipera Condrus Crispus Extras è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nono ingrediente dopo una serie, però fa un effetto lifting, quindi sorvolando su molti ingredienti lerci che non metterà mai a fuoco. Dura tantissimo, dice 10 applicazioni, ma se ne fanno anche 20, è un siero, si asciuga subito. Poi ho messo un po' di questo che ahimè è finito. È quella base con le pagliuzze dorate e adesso mi spruzzo il ritocco ricrescita e poi vado a pranzo da Magda. Quello che vedete qua è un pallino di quelli dorati. Bella violetta. Adesso quando sono asciutti gli do una piastrata. Ok, veramente un ottimo prodotto, ci si fa un sacco di volte. Non macchia perché poi qua adesso con un batuffolo viene via questa macchiolina. Guardate che bordello che ho combinato. Fantastica la mia palette del portasigarette con la semipornografica. E adesso mi trucco. Ok, mi sono truccata e vestita. Non parliamo delle sopracciglia, per favore, facciamo finta che io non le abbia. O facciamo finta che io stia cercando di reincarnarmi in Bergomi. Non ne parliamo. Glisson. Adesso voglio fare una trisciata che secondo me mi farà solo perdere del gran tempo, ma decido negli prossimi 2-3 minuti. A frappè. Allora, ragazzi, sono pronto. Ho cambiato idea. Ho tolto l'effetto Bergomi più o meno. E, ho cambiato il rossetto. Questo è l'outfit: pantalone nero e maglietta blu scura con delle scritte. La tasca. E, non fate caso alla trisciata che vi dicevo, ma sarebbe stato meglio non cominciarla. Ora vi saluto, vado e ci vediamo più tardi. Buona giornata a tutti. Questo buongiorno un po' particolare perché non riesco ad organizzarmi. Ho una cosa tra i denti perché ho assaggiato un crostino integrale. Vi auguro una splendida giornata. Io mi devo sbrigare. Ho già pronto lo zainetto. Quando vado da amici, cioè da pazienti che sono anche amici, mi porto lo zainetto per praticità, invece quando vado a studio che mi porto la borsa medica che tra l'altro le gatte hanno intercettato e l'hanno graffiata tutta sopra. Devo scoprire, anzi se sapete un modo come riparare la pelle dai graffi del gatto, la parte di sopra, quella che si chiude, è piena di unghiate. Buona giornata, ci vediamo più tardi. Non so come può essere evolvere nella situation, dato domani vado come sempre, però se mi si girano le coglioni la voce e lo trovo in un batter d'occhio, un paio d'ore, tre persone mi hanno cercato, tre persone per fare la badante, tre persone.